Parallelo 45, noi siamo già in viaggio. Per dove? Andiamo nel Pavese, a Miradolo Terme, ma è solo la prima meta. Rimanete con noi. Pavia, 62 da Vigevano e 49 da Voghera troviamo Miradolo Terme. Questo bel paese è noto per le terme appunto e poi per i prodotti della sua terra, a partire dall'uva e poi le castagne e poi naturalmente lui, il principe dei prodotti di Miradolo, il pisello. Nasce qui e cresce come da nessun'altra parte per merito del terreno sabbioso della zona. Parallelo 45, siamo a Miradolo Terme, siamo proprio nella piazza principale del paese, piazza 4 Novembre, e con noi c'è il nostro ospite eccellente, ex sindaco, ex preside e storico ufficiale, è il signor Guido Peroni, buongiorno. Buongiorno. Allora, signor Guido, come si sta a Miradolo? Si sta benissimo, Miradolo è un paese incantevole, soprattutto perché ha conservato un carattere di sapore antico, un clima da sabato del villaggio. Quanti abitanti fa Miradolo? 3.800 circa. Ok. E che cosa si fa? Quali sono le occupazioni principali? Beh, oggi è difficile centrare una occupazione. Una volta si diceva Miradolo è un paese agricolo, ma adesso ci sono tutte le attività, c'è il terziario, c'è qualche industria. Anche se rimane qualche prodotto di eccellenza, perché per esempio i piselli come a Miradolo non vengono. I piselli sono storici, perché pare che nei secoli scorsi venissero considerati come i migliori piselli di Milano. Miradolo, visto che abbiamo accennato alla storia, quando nasce? Quando si sente parlare nella storia per la prima volta? La prima volta nel testamento di Eriberto di Intimiano del 1037 d.C. Però addirittura nel 1000 prima di Cristo c'erano sulle colline degli insediamenti, delle capanne evidentemente, dei quali abbiamo trovato i resti, i reperti, delle ceramiche, dei vasetti, dei frammenti che avevamo conservato per fare un museo, ma che poi la sovrintendenza se n'è appropriata e li ha portati a Milano. Ecco, e quindi chi li vuole vedere i reperti di Miradolo deve andare a Milano. Miradolo Terme poi nel corso della storia è stata feudo. E una delle famiglie feudatarie più importanti è la famiglia degli Schiaffinati, che praticamente sono stati i primi signori nel 1400 di Miradolo. Hanno fondato tutte le chiese, si può dire, il santuario, ma anche due altre chiesette che si trovano nel paese, oratori di famiglia. Invece alle nostre spalle c'è una chiesa molto importante, perché è la chiesa del Santo Patrono, che è San Michele Arcangelo, che si festeggia il 29 di settembre. Esatto. La chiesa di San Michele è stata costruita nel 1500 e poi rifatta completamente nel 1700. Conserva ancora il portone del 1700 e all'interno qualcosa di veramente pregevole. Sì. Per esempio l'organo Bossi Urbani, che è una vera e propria opera d'arte. Poi ci sono delle tele del Seicentesche, del Cerano, del Ferraboschi. Insomma, ci sono delle tele pregevoli. E una cosa che non diciamo, andiamo a vederla. Sì, ecco. Ecco. I know we'll never forget. Smoke on the water.
All'interno della parrocchia di San Michele Arcangelo la cosa più pregevole sicuramente è l'affresco che è proprio nascosto alle nostre spalle. Sì, è un ritrovamento di pochi anni fa, durante i lavori di restauro della chiesa, e dovrebbe essere, anzi quasi sicuramente, è un resto della prima chiesa del 1500, perché la chiesa è stata rifatta completamente, riformata nel 1007. Questo dovrebbe essere una traccia della prima chiesa del 1500, quando l'entrata era ribaltata, e da questa parte si usciva per entrare nel cimitero di allora. In questo passaggio qui abbiamo trovato questo affresco. All'interno della chiesa ci sono anche delle tele di valore. Sì, c'è un cerano, un molosso. E c'è un cerano che rappresenta San Francesco. San Francesco. Poi il molosso e Ferraboschi, che rappresenta un onore anime del Purgatorio, e l'altro la Sacra Famiglia. Miradolo significa praticamente belvedere dal latino, e infatti il nucleo antico abitativo sorse proprio nel punto più alto del paese, dove sorgeva l'antico castrum, ed è proprio lì che adesso vogliamo andare. Salendo questa bella scalinata si arriva direttamente sul Monte Aureto. Non è faticoso come sembra, venite con me. '95, '96, '97 e '98, eccomi arrivata. Questo è il punto più alto di Miradolo Terme. Siamo sul Monte Aureto e qui c'è una bellissima sorpresa, oltre a un bel panorama, naturalmente in primavera e nei mesi estivi. La sorpresa di cui vi volevo parlare è questo bellissimo santuario, il santuario di Santa Maria, dedicato alla Natività di Maria Vergine. Questa chiesa è antica? Sì, risale al 1500 ed è stata eretta dal feudatario del luogo, che si chiamavano Schiaffinati, ed è poi è stata sempre considerata dai miradolesi come un bene del paese, come una proprietà quasi dei sentimenti dei miradolesi. Questa chiesa sorge sul Monte Aureto, abbiamo detto, il punto più alto di Miradolo. È vero che in primavera, quando la nebbia che è compagna della nostra provincia lo consente, da qui si vede addirittura Pavia? Si vede Pavia e si vede anche Piacenza, nell'altro lato, nell'altro senso. Torniamo alla chiesa. Abbiamo detto che fu costruita dai feudatari del tempo, e qui sorgeva anche un castello, una torretta di avvistamento. Sì, sorgeva un osservatorio. Di cui rimane traccia, ci sono delle... Ci sono dei resti, dei ruderi qui accanto, e anzi è certo che il santuario è stato costruito con i mattoni, con i laterizi del castello, di questo castello, castrum, fortilizio, osservatorio,
probabilmente il nome più preciso è osservatorio, cioè miratorium in tardo latino, quindi miratorium, ora miradolo. Ecco, così abbiamo fatto anche un po' di etimologia del nome. All'interno della chiesa è conservato proprio sopra l'altare un quadro che è dell'epoca. È un po' tardo 500, primi del 600, ed è si trova entro una cornice bellissima dell'incisore Lanzani di Lodi, quello che ha lavorato anche la famosa incoronata di Lodi. Allora, i gradini sono solo 98, c'è anche una strada per arrivare comodamente in macchina, si gode un bel panorama e il santuario di Santa Maria Miradolo Terme è proprio da visitare. All'interno del santuario non è possibile non notare una parete piena di ex voto. Sì, sono gli ex voto dei miradolesi che hanno chiesto una grazia alla Madonna e che poi hanno ringraziato per il beneficio ricevuto con questi tradizionali ex voto. Questa chiesa è cara ai miradolesi e non tanti pellegrini arrivano anche da lontano, perché è una chiesa il cui culto è molto sentito e appunto è dedicata alla Vergine Maria, e quindi la festa... Alla nascita della Vergine Maria. La festa quando è? L'8 settembre, e tutto il mese di settembre è in sostanza dedicato a questo culto, a questo santuario. La chiesa è aperta da giugno a settembre, praticamente sempre, e poi è molto usata per celebrare i matrimoni. Sì, matrimoni oppure ricorrenze. Io ricordo di avere celebrato qui la ricorrenza dei coscritti della leva, per esempio. Miradolo nel 1938 diventa Miradolo Terme, e questo perché per merito delle acque che sgorgano naturali in questo territorio le terme sono diventate una realtà importante sia economica sia proprio turistica, e poi queste acque sono molto importanti per i benefici che hanno sulla nostra salute. Le acque di Miradolo Terme però furono conosciute per prime proprio dagli abitanti del luogo, dai contadini. I contadini che ricavavano dalle acque il sale. Noi abbiamo trovato un decreto del governo spagnolo che proibiva agli abitanti di questa zona di produrre il sale, perché sul sale il governo aveva messo una tassa. Verso la fine del 1700 queste acque vennero esaminate da Serafino Volta, che era fratello di Alessandro. Serafino era un chimico. Serafino scoprì che queste acque potevano recare beneficio agli ammalati o a tanti disturbi fisici. Le acque di Miradolo sono salso bromo iodiche, litio magnesiache e sulfure. Quindi analizzò proprio le proprietà di queste acque che fanno bene allo stomaco, all'intestino, e sono anche antireumatiche, usate come fanghi.
possono anche essere bevute perché sono medio minerali, giusto? Sì, certo. Tutte queste cose appunto le sappiamo dal primo che le studiò, che è Serafino Volta, ma poi nel corso degli anni le acque furono analizzate e si creò il primo stabilimento. Sì, nel 1912 nacque la società per la valorizzazione di fonti che già esistevano da qualche anno e piano piano vennero create le terme di Miradoro. Le preziose fonti curative di Miradoro Terme sono note da secoli e rappresentano un valido baluardo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Le acque termali sono efficaci nel trattamento delle patologie delle vie respiratorie, dell'orecchio, dell'apparato osteoarticolare, vascolare, gastroenterico, urinario e della pelle. Quattro sono le fonti storiche. Questa è la fonte Saline di Santa Maria, ma ci sono anche la fonte Caderrò, fonte San Pietro e fonte Vittoria. Parallelo 45, siamo sempre a Miradoro Terme, ma ci siamo spostati in frazione Campo Rinaldo. Questa frazione era un comune quando, declassato nel 1872, fu aggregato al comune di Miradoro Terme. Alle nostre spalle la bellissima chiesa della Madonna dell'Annunziata, che è stata recentemente ristrutturata, e però c'è una particolarità per cui siamo venuti qui in frazione Campo Rinaldo. Venite con me, ve la faccio vedere. Questa, che può sembrare una casa come tante altre qui a Campo Rinaldo, in realtà non lo è. Proprio qui nel 1956 nasceva Virginio Scotti, in arte Gerry Scotti, e chi è il più popolare conduttore televisivo italiano. Gerry Scotti nel corso della sua lunga carriera ha fatto tante cose. Pensate, la mamma proprio di Miradoro Terme, il papà di Milano. All'età di 2 anni si trasferì a Milano, frequentò il liceo classico e poi iniziò la sua carriera in radio. Radio DJ, Radio 101, dopo approdò alla televisione. È il volto più popolare di Mediaset. Meta è San Colombano all'Ambro. Eh sì, amici, usciamo dalla provincia di Pavia e andiamo nella provincia di Milano. Anzi, una particolarità: San Colombano all'Ambro è un exclave della provincia di Milano, ovvero un comune che è circondato da altre province, in particolare dalla provincia di Lodi e dalla provincia di Pavia. San Colombano all'Ambro infatti dista dal resto della provincia di Milano 22 chilometri. Un'altra particolarità di San Colombano all'Ambro è che qui si produce, anzi, questo comune dà il nome all'unico vino a denominazione di origine controllata della provincia di Milano, appunto il San Colombano. Eccoci arrivati a San Colombano all'Ambro, siamo proprio al centro di questo bellissimo paese e ad accoglierci abbiamo trovato l'assessore al turismo, cultura e commercio Giuseppina Gazzola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Arrivando abbiamo detto che San Colombano all'Ambro è in provincia di Milano, fatto alquanto strano perché è circondato dalle province di Pavia e di Lodi. Esatto, sì, c'è stato un referendum
quando si è creata la provincia di Lodi, dove i cittadini appunto dovevano scegliere se rimanere con Milano o entrare nella provincia di Lodi, e diciamo in maggioranza hanno scelto di rimanere con la provincia di Milano. Noi ci troviamo proprio dentro il borgo, giusto? Sì, sì. Il borgo è stato dato questo titolo di borgo insigne dopo la venuta in Italia e soprattutto qui da noi da Carlo V, l'occupazione spagnola, che ha appunto insignito questo borgo del titolo di borgo insigne. Oggi quanti abitanti fa San Colombano? Oggi abbiamo 7500 abitanti. E cosa si fa di bello a San Colombano? San Colombano è un paese che offre molto, perché a parte il nostro, è stato costituito anche il parco collinare, quindi abbiamo tutta una collina bellissima da visitare, abbiamo il vino DOC appunto della provincia di Milano, l'unico vino della provincia di Milano, San Colombano sì. E poi è un paese che offre, a parte appunto abbiamo diversi monumenti che poi vi mostreremo, ma abbiamo anche tante belle feste che portano parecchia gente a San Colombano durante il periodo estivo. Beh, il santo patrono, manco a dirlo. È San Colombano, che oramai sta diventando un santo europeo, perché c'è appunto la proposta di farlo diventare patrono d'Europa. Beh, avete anche un beato, se è per Abbiamo questo. Un beato che è nato proprio qui a San Colombano, e dopo visiteremo la casa di Don Gnocchi, Don Carlo Gnocchi. E poi altre feste ci sono durante l'anno a San Colombano, le più belle? Allora, la più importante è la festa del paese, che è la quarta domenica di settembre, che è la festa dell'uva, dove appunto ci sono rappresentati tutti i nostri vini, tutti i nostri produttori, e poi ci sono i carri allegorici che passano per le vie del paese. E poi abbiamo altre feste che risalgono ancora a periodi antichi, che sono la festa della Maddalena, che è la festa del Cristo, sono due feste molto vecchie che però portiamo avanti ancora. E sono molto sentite dagli abitanti, Colombano è un bel paesino turistico. Sì, 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 noi è un turismo non chiaramente di lungo soggiorno, però è un turismo di weekend che parecchi da Milano soprattutto vengono a visitarci. Intanto prendono anche il nostro vino, visitano le nostre colline, le nostre cantine. E allora adesso anche noi vogliamo iniziare il nostro giro turistico e partiremo proprio dal castello che è alle nostre spalle. La nostra scoperta di San Colombano all'Ambro, di questo bellissimo borgo, proprio dal castello, il castello Belgioioso, e andiamo incontro alla nostra guida. Eccoci qui, siamo in compagnia di Elisa, che è una delle guide turistiche di San Colombano. Voi siete proprio un gruppo di giovani che fanno del volontariato. Esatto, noi offriamo un servizio di visita gratuita del castello, l'interno delle sale e l'esterno, ogni prima domenica del mese. Allora, il castello Belgioioso prende il nome dagli ultimi proprietari del castello. Esatto, la famiglia Belgioioso è rimasta qui fino al 1951. Però è solo una delle ultime vicende di questo castello, che nel corso della storia ne ha viste veramente tante. Esatto, un primo borgo fortificato esisteva già in epoca romano-longobarda addirittura, e diciamo che la struttura attuale risale all'imperatore Federico Barbarossa, che ha voluto ricostruire questo castello dopo averlo distrutto. Chiaramente noi non eravamo con l'imperatore Barbarossa, eravamo affiliati a Milano e lui voleva combattere contro Milano. Il castello è stato ricostruito quindi nel 1164 e poi è stato trasformato e rimaneggiato nel corso dei secoli dai vari proprietari successivi, che hanno adattato il castello alle loro esigenze abitative. Esatto. Un po' di famiglie che sono passate di qui? Parliamo dai Visconti agli Sforza, le dominazioni straniere, quindi abbiamo vissuto proprio tutti i periodi diciamo dell'Italia in generale, fino appunto ad arrivare ai Belgioioso, che ne hanno fatto la loro residenza estiva. Qui al
proprio all'ingresso vediamo lo stemma. Lo stemma della famiglia Visconti, il biscione, il cosiddetto biscione visconteo. E anche una targa che testimonia che di qui passò anche uno dei sommi poeti, il Petrarca. Esatto, nel 1353 il Petrarca fu ospite dei Visconti e c'è ancora una torre all'interno della rocca che si intitola al Petrarca. Ci troviamo all'interno del ricetto. Il ricetto era la zona abitativa, quella di accoglienza per la popolazione e per i pellegrini. Una parola che deriva in realtà dal latino, receptum, recipere, cioè accogliere. Il ricetto occupava questa zona in cui ci troviamo, tutto il cortile interno del castello e la zona dell'attuale parco. I've got to let you know you're one of my kind. E invece il Monte di Pietà? Il Monte di Pietà è stato fondato alla fine del Cinquecento per aiutare la popolazione in difficoltà con i pagamenti al castellano ed è stato voluto dal parroco di San Colombano, rimasto attivo fino al secolo scorso addirittura. Quindi un'istituzione che è stata molto importante per San Colombano. Qui invece praticamente sorgevano le abitazioni del popolo. Sì, questa è, come spiegavo prima, è la zona del ricetto in cui c'erano tanti edifici in muratura e in legno, addirittura un antichissimo oratorio cinquecentesco costruito dall'ordine certosino. E tutto poi è stato raso al suolo in occasione delle ristrutturazioni effettuate dai Belgioioso tra il 1836 e il 1846 che hanno portato alla realizzazione di questo grande cortile e del magnifico parco alle nostre spalle. Questa è una delle sale visitabili del castello di San Colombano, esattamente la sala blu. Sì, la sala azzurra prende il nome dalle tappezzerie e anche dalla decorazione pittorica che si trova al di sotto di essa. È particolarmente notevole per questo fantastico soffitto con queste decorazioni floreali che comprendono anche animali sia reali che fantastici. E chiaramente grande rilievo ha lo stemma dei Belgioioso che compare sia al di sopra della finestra che sulla parete opposta. Le porte sono completamente intagliate in legno e sono in stile neogotico, quindi siamo in un periodo, quello tra 8 e 900, il periodo a cui risalgono queste sale, in cui si vuole sperimentare l'eclettismo, cioè una mescolanza di stili storici diversi. Quindi troviamo sia ripresa dello stile gotico che altrove ripresa dello stile rinascimentale. Elisa, a cosa serviva la sala rossa?
Era una sala di conversazione dei Bel Gioioso che però nasceva all'interno di un contesto precedente, infatti lo dimostra questo splendido dipinto alle nostre spalle che risale invece all'epoca dei Certosini, dell'ordine Certosino, che è rimasto proprietario del castello fino al 1782, quando l'ordine è stato soppresso. Il dipinto rappresenta una deposizione e si deve alla mano di un grande pittore del Rinascimento cinquecentesco, un pittore cremonese, Bernardino Campi, che ha realizzato anche degli splendidi affreschi che oggi si trovano nella chiesa parrocchiale di San Colombano. E allora andiamo a vederlo. Alle mie spalle è solo la riproduzione di un ariete in scala 1:2, quest'arma da guerra che serviva per forzare manieri magari proprio come questo di San Colombano che abbiamo visitato oggi. Riaperto solo nel 2008, abbiamo visto due sale delle quattro visitabili che conservano ancora tantissimi arredi, tantissimi monili in ricordo di quelle che furono le epoche passate. È veramente bello, vi consiglio di visitarlo. Di fronte al castello sorge la chiesa parrocchiale. Esatto, la fondazione risale a dopo il 1473, prima esisteva una chiesa vecchia, una gesa vegia come si dice in dialetto, vicino al castello addossata alle mura, ma poi è stata costruita quest'altra grande parrocchiale che è stata ampiamente rimaneggiata nel corso dei secoli, ma le cose più belle le vediamo all'interno. All heavenly, over.